Allora, in questa piazza che tu, dato che ci abiti, conosci benissimo, sai che ci sono decine di assegnazioni finte, decine e decine di negozi che avrebbero dovuto aprire e che non hanno mai aperto ad uso commerciale, nonostante l'ADER avesse intimato loro di aprire entro il 2008, mi pare gli avevano mandato la lettera, o 2007, se ne sono ben guardati, tutte, come potete vedere, tutte le serrande sono completamente chiuse, in stato d'abbandono oramai, da parecchi anni, no? Mentre c'era un posto che è grosso 15 metri quadrati dell'ATER, non ha un bagno, non ha la luce, non ha niente, che veniva usato dai ragazzi del blocco studentesco come sezione ed è stato occupato nel 2006. Okay, oggi l'ATER a un certo punto si ricorda che deve chiedere un sequestro preventivo, addirittura penale, per occupazione di stabile pubblico, e tutti questi soldi pubblici vengono impiegati, così come potete vedere, per sgombrare una sezione di 15 metri quadri del blocco studentesco a Piazza Perindervaga, che è l'unico posto che apre e non per fini commerciali. Ovviamente questa cosa, per quanto ci riguarda, non è tollerabile, no? Andremo a rappresentare le nostre istanze alla regione, dall'assessore alla casa, andremo al comune, dal sindaco Marino che fa i flash mob, no? Sotto al Marco Aurelio. Nessuna istanza di sgombero è stata notificata, niente di niente. Oggi sono arrivati e hanno messo i sigilli.